Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo quindi la terza parte di categorie catastali. Nei video precedenti, come anticipato, abbiamo visto in effetti a cosa serve sapere la categoria catastale, qual è la categoria catastale e le sue sottocategorie A, quindi a cosa è destinato. Adesso è il momento di vedere la categoria B. Andiamo a vedere subito l'elenco di questa categoria. Prima di proseguire e vedere la lista, mi presento, sono Emanuele Rubicondi, agente immobiliare della Tree Real Estate. E se ti sei perso i due video precedenti, ti consiglio di andare nella nostra sezione playlist Consigli utili per vendere casa e lì potrai vederli entrambi. B1 Collegi, orfanotrofi e caserme. B2 Ospedali e case di cura. B3 Prigioni o riformatori. B4 Uffici pubblici. B5 Scuole e laboratori. B6 Gallerie, accademie e musei. E B7 Oratori. A differenza della categoria vista nel video precedente, categoria A, la categoria B in effetti non è un elemento che spesso tu proprietario ritroverai, perché in effetti è più diffuso per tipologie differenti di proprietà. Ti aspetto adesso nel video numero 4, che in effetti andremo a vedere la categoria C. Ci vediamo!